È proseguita fino a giovedì mattina in Consiglio provinciale la discussione di proposte dell'opposizione, diverse quelle approvate, tra cui all'unanimità una del Team K e altri per una casa delle donne a Bolzano, una del Gruppo Verde per un'audizione in aula del Consiglio dei cittadini e delle cittadine per il clima e una della FAI Frazione ed altri per interventi contro la povertà degli anziani in Alto Adige. Anche una mozione del Gruppo Verde ed altri sull'educazione all'affettività e la sessualità nella terza età ha ricevuto voto favorevole dell'Aula. Respinta invece la proposta di Südtiroler Freiheit e altri di condannare la denuncia italiana contro l'Austria sul transito e due proposte del Team K sull'assistenza odontoiatrica di base e tavoli permanenti per la contrattazione collettiva. No anche al voto della Südtiroler Freiheit per l'amnistia per gli attivisti sudtirolesi. Il plenum torna a riunirsi dal 19 al 21 marzo per trattare le proposte della maggioranza.